Buongiorno, buongiorno, benvenuti nella prima scuola ASMR in Italia. Io sono Chiara e sarò la vostra insegnante per questo corso di poche lezioni. E questo corso è specifico per le persone che vogliono aprire un canale ASMR o che vogliono migliorare il proprio canale un po' appena nato, che lo vogliono far crescere, che vogliono consigli su attrezzature e magari piccoli trucchi del mestiere. Molto bene, allora intanto grazie di essere qui e di porre la vostra fiducia in me. Ora, questo corso per ora prevede 3 lezioni. Oggi tratteremo di attrezzatura per l'audio e per il video. Nella seconda lezione affronteremo invece la tematica dei consigli, piccoli consigli per far crescere il canale, per coinvolgere di più le persone. Nella terza parte, nella terza lezione affronteremo invece le cose da non fare. Ovviamente l'ASMR è un campo estremamente soggettivo e quello che vi dirò è frutto semplicemente della mia esperienza di parecchi anni su YouTube e di parecchi anni appunto come canale ASMR. Siete liberi poi di fare le vostre conclusioni e comunque di seguire sempre il vostro stile. Molto bene. Allora, quindi oggi affronteremo la tematica di cosa posso comprare e anche avendo magari un budget non troppo alto per aprire un canale ASMR. Serve veramente qualcosa per aprirlo? Posso iniziare con le cose che ho? Risponderemo un po' a queste domande. Per prima cosa, come saprete nei canali nel video ASMR l'audio ha molta più importanza rispetto ai video comuni, classici. Quindi se dovete decidere di investire su una prima attrezzatura, sicuramente vi converrà investire sull'audio piuttosto che sul video. Anche il video però ha la sua importanza, infatti come saprete i video ASMR sono caratterizzati anche dai visual trigger e se la qualità video non è sufficiente allora il video perderà notevolmente di efficacia. Quindi non date per scontato neanche la parte video. Ok, allora partiamo con l'audio. In questa prima lezione appunto vi consiglierò dei microfoni che io trovo personalmente buoni per poter iniziare e vi dirò vantaggi e svantaggi e prezzi. Allora partiamo da chi ha un budget un po' più limitato. Se si ha il budget molto limitato, anche perché magari ovviamente quando si apre un canale si vuol vedere un po' come va, se ci piace oppure se dopo una settimana ne abbiamo più voglia, quindi è giusto anche valutare un pochino prima di spendere un po' di soldi. Quindi vi ho messo delle opzioni a partire anche da 10 euro. Ovviamente questo dipenderà anche da che cosa usate per filmare. Se usate un cellulare potrete iniziare anche con le cuffiette. Questo va molto a gusti. Le cuffiette del cellulare a me personalmente piacciono tantissimo. Certe persone vi diranno che sono magari di bassa qualità, però i vantaggi principali sono che sono a zero costo e inoltre e che si possono attaccare benissimo al cellulare, quindi registrare video e audio insieme. Questa è proprio l'opzione più economica di tutti. Vi faccio anche l'esempio di un canale, questo qui. Questa ragazza ha tantissimi iscritti e la maggior parte dei suoi video li fa ancora con le cuffiette dell'iPhone in questo caso. Quindi non vi preoccupate, perché non è detto che il vostro canale non possa crescere anche se farete video solo con le cuffiette. Seconda opzione, abbastanza economica, il lavalier. I lavalier ci sono quelli che possono essere attaccati
alla fotocamera, quelli che possono essere attaccati al cellulare vanno dai 10 ai 25 euro. Dopo in descrizione vi metterò tutti i link di Amazon per tutti i lavalier che mi sento di consigliarvi, ma trovo che la qualità sia normale, sicuramente non è altissima, però può essere una buona cosa per iniziare e possono essere apprezzati da molti. L'audio ovviamente non sarà pulitissimo, non catturerà tutti i suoni, quelli delicati, però secondo me per iniziare può essere qualcosa. Una cosa che invece non consiglio sono i microfoni tipo Neewer, queste cose qui che costano sulla trentina di euro. Lo trovo uno spreco di questi soldi, poiché hanno veramente tanto tanto suono di sottofondo, hanno veramente un rumore bianco molto 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 forte e non li trovo abbastanza sensibili per i video ASMR, quindi questi non ve li consiglio. Quindi passiamo dal 10 al 25 euro del lavalier direttamente ai 50 euro del Blue Snowball. Il Blue Snowball è questo microfonino qui e costa 51,99 euro su Amazon. E la cosa positiva di questo microfono è che secondo me il rapporto qualità-prezzo è eccezionale. È un microfono che cattura molto bene i suoni, cattura molto bene la voce, potete stare anche un po' distanti dal microfono se avete bisogno di fare dei roleplay. E l'unico svantaggio è che è USB, quindi qui dovrete attaccarlo al computer. Non si può attaccare alla macchina fotografica, né alla videocamera, né al cellulare. Di questo ne parleremo dopo. Però se volete già partire con una qualità audio semi-professionale, questo è il minimo che dovrete spendere, purtroppo una cinquantina di euro, però vi assicuro che la qualità è alquanto soddisfacente e ci sono canali, ad esempio questo, che sono andati avanti anche con molti 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 iscritti con questo microfono e io lo trovo molto molto buono. Un microfono che invece sconsiglio, che costa sui 60 euro e che vedo che molte persone acquistano ma che non trovo veramente adatto all'SMR, invece è il Meteor, non mi ricordo come si chiami esattamente, ed è questo qui. Questo qui non lo consiglio. Quindi sotto i 100 euro abbiamo il primo microfono che può essere considerato appunto anche qui quasi professionale, che può essere usato veramente per moltissime cose, che io trovo fantastico, a me fa impazzire l'audio di questo microfono, ed è il Tascam TR-05. Questo microfono ha il vantaggio di intanto prendere i suoni molto bene, inoltre si presta tantissimo al tapping, si presta tantissimo all'inaudible e al whispering. L'unica cosa invece che trovo sia un pochino la sua pecca è che quando vi allontanate abbastanza dal microfono non prende benissimo i suoni, si sentirà un pochino basso, quindi magari dovrete correggere in fase di editing. Però devo dire la verità, questo microfono mi piace moltissimo, secondo me per iniziare è un buonissimo investimento e costa 88 euro, quindi lo so, non è pochissimo, ma non è neanche esagerato, dipende quanto vorrete poi investire. Ok, sopra troviamo lo Zoom H1. Lo Zoom H1 è il microfono con cui io ho iniziato, è stato il primo microfono che ho acquistato ed è il mio primo grande amore. Io lo trovo il microfono perfetto per iniziare. La sua comodità è che non va inserito nel, non è USB, si può collegare al computer volendo, ma può essere parte anche come registratore, quindi lo potete semplicemente attaccare a un cavalletto. Lo Zoom H1 è questo qui. L'unica cosa dello Zoom H1 è che io consiglio vivamente di prendere anche un kit per avere la spugnetta che copre il microfono e
il treppiedi e tutti quegli accessorietti molto molto comodi per lo Zoom. Lo Zoom H1 è fantastico per iniziare perché va bene sia ai roleplay sia all'inaudible, a qualsiasi tipologia di video, e apprende abbastanza bene tutti i suoni. La comodità dello Zoom, anche il Tascam è un registratore, ma lo Zoom è un po' più comodo. La comodità appunto dello Zoom è che è un registratore oltre che un microfono. Questo vuol dire che quando vorrete fare un upgrade, ad esempio prendere un microfono con le orecchie tipo l'SR3D, potrete direttamente attaccarlo al registratore e non dovrete acquistare un registratore apposta. Invece il Blue Snowball, il Lavalier e anche i Blue Yeti di cui vi parlerò non sono registratori, quindi se vorrete poi fare un upgrade del vostro canale, oltre che ad esempio un microfono con le orecchie, dovrete comprare anche un registratore, quindi tenete bene a mente questa cosa. Ok, lo Zoom costa sui 100 euro 110 euro, volendo potrei trovarlo anche usato e risparmiare un pochettino. Ok, andando su di prezzo si ha lo Zoom H2N. Questo non lo vedo usato tantissimo, e questo qui a me però piace tantissimo il suono dello Zoom H2N, e è a destra e sinistra un po' come il Tascam, quindi si sentirà molto di più il destra e il sinistra rispetto ad esempio allo Zoom H1. Forse anche questo è un po' meno versatile, però dipende tantissimo dal vostro gusto. Costa 131 euro, quindi costa veramente poco di più dello Zoom H1, e se vi piace come suona anche questo ve lo posso consigliare tranquillamente. Ok, sempre per quanto riguarda gli Zoom, a prezzo un pochettino più alto troverete gli Zoom H4N, H5 e H6. Lo Zoom H4N è il prezzo di 189 euro e ha già il vantaggio di avere la differenza con lo Zoom H1 principale, è quella che ha due attaccature per i microfoni, quindi se vorrete fare un upgrade potrete comprare due microfoni e attaccarli insieme. Lo Zoom H4N anche è un pochino di qualità superiore rispetto allo Zoom H1, ha un po' meno rumore di fondo, ma neanche tantissimo. Andiamo poi con lo Zoom H5, lo Zoom H6, che sono, devo dire, un pochino più un investimento per il canale. Io ad esempio adesso sto utilizzando lo Zoom H5. Altro microfono molto molto usato è il Blue Yeti, che è questo qui. Adesso parte da un prezzo di 133 euro. Ok, i pregi del Blue Yeti sono che anche questo è molto versatile e cattura benissimo tutti i suoni, quindi è molto modulabile, è adatto a tantissimi tipi di video e a tantissimi trigger anche direttamente sul microfono. Gli svantaggi principali del Blue Yeti è che si deve attaccare al computer, quindi è USB, e tende, e quindi avrete anche magari il problema della ventola del computer se si sente molto, e tende un pochino dopo un po' a rovinarsi, soffre un pochino di usura, cosa che invece gli Zoom non hanno. Inoltre il Blue Yeti per questo prezzo non vi darà l'opzione appunto di essere anche un registratore, quindi se vorrete mai prendere un microfono con le orecchie o un microfono esterno tipo un Rode, dovrete comprare un registratore, perché questo non supporta microfoni esterni. Se volete, siete molto interessati al Blue Yeti ma vi dà molto fastidio che bisogna attaccarlo al computer, c'è anche il Blue Yeti Pro, che sale un po' di prezzo, costa 245 euro, e si può attaccare direttamente al registratore, quindi anche qui avrete bisogno di un registratore. Io spero di esservi stata utile con questa piccola introduzione. Dimenticavo, il microfono con le orecchie che uso io si chiama SR3D e lo trovate sul sito direttamente, vi lascio il link qui sotto, e costa sui 150 euro più
10 € di spedizione, 15 € di spedizione, più o meno. E anche questo sarà sicuramente un upgrade, perché avrete bisogno, essendo un microfono, avrete bisogno di un registratore a cui attaccarlo. Ad esempio lo Zoom H1 o il Tascam, lo Zoom H5, H4, eccetera. Spero di essere stata utile e chiara nella spiegazione. Per quanto riguarda la parte video, non ci sono tantissime cose da dire e non, secondo me non ci sarà bisogno di un particolare investimento iniziale, perché potrete benissimo usare ciò che avete a casa. Se avete una webcam, ad esempio, molto buona, potrete usare questa. Se avete una macchina fotografica a casa, una compatta, una reflex, vi consiglio di usarla. Ma anche solo se avete una videocamera oppure un cellulare moderno, insomma, anche di 2, 3, 4 anni fa, andrà benissimo. Tutti i cellulari adesso hanno una buona qualità video. L'unica cosa che vi consiglio è di usare, se userete il cellulare, la fotocamera esterna. Lo so, può essere scomodo non riuscire a vedersi direttamente, però questa è una mia personale opinione. Quando io in un canale relativamente piccolo vedo già una buona qualità, ad esempio vedo che usano e che hanno una qualità video molto buona, quindi magari semplicemente anche la fotocamera esterna e non interna, oppure che hanno già investito in un microfono, io tendo molto di più a seguirlo e magari iscrivermi, anche perché vedo un pochino la serietà della persona in questa nuova avventura di un canale ASMR. Io la vedo così, poi ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Quindi mi raccomando, usate la fotocamera esterna del cellulare per avere una qualità il più alto più alta possibile. Per vedervi vi basterà mettere uno specchio dietro, non è tutta questa difficoltà, e anch'io lo facevo. Per quanto riguarda la comodità di attaccare il microfono, mi dispiace, ma se avrete l'unico modo per registrare audio e video insieme è o usare il lavalier o usare il microfonino del cellulare. Altrimenti, semplicemente, un metodo che uso io è battere le mani. Io le batto 3 volte, ma le potete anche battere 1 volta. Oppure fare un suono molto forte all'inizio del video, in modo che durante la fase di editing voi vedrete questo picco di audio nell'audio della videocamera e nell'audio del microfono. Quindi vi basterà renderli, sincronizzarli, quindi fare in modo che siano nello stesso punto, e poi dovrete eliminare l'audio della videocamera, telefono, eccetera. Se volete potrete anche usare direttamente il telefono per registrare i video anche senza il microfonino. Soprattutto gli iPhone trovo che abbiano una qualità accettabile per iniziare. Io penso di avervi detto tutto. Spero di esservi stata utile. Se avete delle domande scrivetemele qui sotto e io spero che sarete pronti e carichi per la nuova lezione, che penso uscirà fra un mesetto, sui video ASMR. Scrivetemi se volete anche qui sotto delle domande, in modo che io magari possa rispondere nei consigli o negli sconsigli per i video, non so se dica così. Io spero di avervi anche un pochino motivato ad aprire un canale ASMR, perché è una bellissima avventura, davvero. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima lezione.